Il prefetto di Isernia, Franca Tancredi, non ha perso tempo. Dopo aver espresso la propria solidarietà al sindaco Michele Labella per le minacce subite, è passata subito all'azione per affrontare la questione sicurezza, tornata d'attualità dopo alcuni episodi di cronaca che hanno interessato il paese. È arrivata puntualissima al comune di Santa Maria del Molise, dove ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocata proprio per definire i contorni della vicenda. Ad accoglierla, oltre al primo cittadino dimissionario, c'era il Consiglio Comunale praticamente al completo. Sulla questione sicurezza il rappresentante del governo è stato molto chiaro. È un paese sicuro, è un paese tranquillo, quindi se parliamo di sicurezza è già altamente garantita l'ordine e la sicurezza pubblica. Siamo qua per capire il fenomeno che è stato rappresentato dal sindaco e capirne soprattutto i contorni. Si parla di furti in particolare. Dal 2018 ad oggi il numero dei furti non è aumentato. Indubbiamente la scelta del prefetto Tancredi di convocare in paese la riunione con i vertici delle forze dell'ordine e gli amministratori locali rappresenta un segnale forte, testimonia l'attenzione dello Stato anche alle realtà più piccole. E il sindaco tutto questo lo ha apprezzato, ha infatti confermato alla TGR Molise che domani ritirerà le proprie dimissioni. L'incontro, ha commentato, è stato molto proficuo, le problematiche emerse erano state determinate da situazioni da ricondurre alla dialettica politica e così come ha auspica il prefetto, in questo ambito devono restare, ha concluso Labella.